stiamo cercando in qualche modo di convivere con questo maledetto virus, cioè il coronavirus, dall'altra parte lo stiamo vedendo, lei l'ha visto nelle città che cosa sta succedendo, perché veramente... Però voglio dire, nelle città sta succedendo una cosa. Allora, al di là del fatto che secondo me ci vuole tanto buonsenso e probabilmente in alcune delle grandi città il buonsenso è mancato, però obiettivamente dobbiamo anche dire una cosa, gli abbiamo tirato tante volte le orecchie agli italiani, però questa volta non è che hanno fatto niente di male, cioè se vanno a comprare e si mettono la mascherina, stanno all'aria aperta, e cercano di non fare magari gli assembramenti, è quello che in qualche modo gli hanno detto i governatori, i governatori che lo potevano fare. Quindi è giusto, come dire, io credo che bisogna richiamare gli italiani a una maggiore responsabilità nei propri comportamenti, che purtroppo è venuta a mancare, perché non si può fare per decreto, bisogna che ognuno di noi impari quanto con i nostri comportamenti individuali riusciremo a uscire da questo incubo. Soprattutto, me lo dica, professor Bassetti, se noi andiamo a fare shopping proprio per aiutare, diciamolo, no, l'economia che sta abbastanza a terra in Italia, se vediamo 200 persone in fila e magari creiamo assembramento, l'intelligenza deve essere dire ma magari ci passo tra un'ora, ci passo domani. Bravissimo. Perché il problema è proprio allora, questo. L'intelligenza è che chi può... Io penso alle persone in pensione, penso a chi oggi non lavora, a chi fa la casalinga, ma perché dobbiamo andare tutti di domenica pomeriggio? Puoi andarci di martedì, puoi andarci di mercoledì, puoi andarci alla mattina, cioè dobbiamo evitare di farlo diventare per decreto, perché io, se si ricorda, l'avevo anche proposto, cerchiamo di fare orari differenziati, per esempio per i grandi anziani rispetto ai giovani che hanno anche il lavoro e che quindi hanno meno flessibilità negli orari, però dovremmo farlo un po' da noi, questo fa parte del buon senso, impariamo un po' di educazione civica, un po' di rispetto del prossimo, ecco, che questo non sarebbe purtroppo male. A noi italiani manca un po'. Professor Bassetti, io la seguo molto, ho una grande stima di lei perché, insomma, un po' come me, è una persona che dice sempre quello che pensa, nonostante poi, immagino, lei avrà una scia di nemici, soprattutto in campo politico, perché lei spesso, insomma, l'ho sentito dire che la politica la considera un po' una sorta di diavolo, cioè una persona che va controcorrente rispetto agli interessi che farebbe la politica in un'altra direzione. Lei un po' rappresenta, diciamo, un po' quella voce del popolo, perché poi, insomma, essendo un esperto sulla materia, chi più di lei ce lo può confermare? Le faccio guardare questo servizio, che è una sorta di remake delle sue dichiarazioni, tra quelle che mi hanno davvero sorpreso, e ovviamente farò il punto con lei. Guardi. Ma andare a chiudere una categoria, andare a dire chiudiamo dalle 6, io non credo che porterà risultati. Siamo alla follia pura, purtroppo c'è qualcuno che pensa che sia giusto speculare perché il professor Bassetti si è messo la cravatta di un negozio di Genova che ha donato 10.000 euro al San Martino. Purtroppo c'è una parte politica nel nostro paese che ormai vede il sottoscritto come il diavolo e io purtroppo non so cosa farci. Il reparto ce l'ho pieno di gente che ha un'età media di 75 anni, quindi bisogna anche dire le cose come stanno. E al pronto soccorso, se ho 38 di febbre e se ho un po' di tosse, non ci devo andare. I nostri pronto soccorsi andranno al collasso. Eccessive, però insomma, se sarà così ci adegueremo. Il problema non è dire non muoversi da un comune all'altro, il problema sarebbe stato dire fallo in sicurezza, cerca di non essere più di 6-8 come hanno fatto i francesi, qualcuno lo ha detto, facciamo il test rapido prima di entrare a fare Natale, ma non è così che si fa. Allora, professor Bassetti, ha visto il servizio, subito le voglio dire cosa si riferiva quando dice che la politica la vede un po' come una sorta di diavolo? Ma, mi riferisco al fatto che io, come ho detto dal primo giorno, non ho nessun colore politico. Ho fatto complimenti a tutto l'arco costituzionale come ho fatto quando ce n'è stato bisogno delle critiche a tutto l'arco costituzionale senza risparmiare nessuno. In questa gestione della pandemia c'è tanta politica, tanta buona politica, per fortuna forse la maggioranza, ma anche tanta cattiva politica. E le voglio anche dire, sulla questione del Natale, no? Dove lei si è espresso sulla questione, perché questo mi sembra un punto focale, no?
Cioè, prima il DPCM di Conte stabilisce che nei giorni proprio di Natale e Capodanno non si potrà spostare tra i comuni, poi ci ripensano e quindi viene comunicato che in realtà forse a Natale tra i piccoli comuni si potrà spostare per consentire magari anche agli anziani che abitano, che so, in un comune più piccolo rispetto a dove sono i propri figli, di passare il Natale insieme. Lei è stato esaustivo su questo fatto dello spostamento fra comuni Natale, no? Ma guarda, io credo di essere stato uno dei primi che ha detto che era una cosa abbastanza assurda. Io vivo in una città che fa oltre 600.000 abitanti, o a Milano ne fanno 2 milioni, Roma ne fa 3 milioni, e ti puoi muovere come vuoi da una parte all'altra e nessuno ti può dire niente. Uno vive in un comune di 800 anime, ha la mamma che vive nel comune a fianco che fa 300 anime, non ci può andare. Allora, questo va secondo me contro il buon senso. Al di là del fatto che è giusto che noi limitiamo i nostri spostamenti, al di là del fatto che è giusto che noi evitiamo di mettere a rischio i nostri anziani, ma non è così che si fa. Sarebbe stato molto più intelligente, a mio parere, dire: guardate, i vostri anziani che sono 10 mesi che sono chiusi in casa, a Natale li vogliamo vedere. Bene, vogliamo vedere in sicurezza? Gli mettiamo una maschera FFP2, cerchiamo di tenere aperte un po' le finestre, usiamo magari piatti e bicchieri di carta, non ci diamo abbracci, non ci diamo baci e dividiamo la possibilità di mettere persone